famosissimo trafficante turco, si chiama Muammar Kucuk, che noi abbiamo tratteggiato grazie a degli atti giudiziari della Procura di Lecce e grazie soprattutto, non l'abbiamo incontrato fisicamente, lui no, grazie soprattutto al racconto di uno scafista siberiano che aveva lavorato per lui. Non è una barzelletta, ma un trafficante turco usava uno scafista siberiano tra le coste dell'Anatolia e Otranto. Allora, avete presente i barconi? Dimenticate. Avete presente lo sfigato scafista di 17 anni egiziano? Lasciate stare. Avete presente il barcone che affonda a 2 km a Lampedusa? No. Io parlo di uno yacht di lusso, 20 metri, fichissimo, nuovo di zecca, bandiera americana, uno skipper sopra col suo bel cappellino, vestito bene, da marinaio firmato. Questo yacht di lusso parte dalle coste anatoliche, fa tutta la crociera dell'Egeo, in mezzo a decine e decine di altri yacht di lusso, e sbarca a Otranto. Dentro non c'è una lira famigliola di turisti svedesi che ha speso 10.000 a testa per fare una crociera. Ci sono 40 afghani col mal di mare che hanno vomitato per 6 giorni ma sono arrivati in Italia. A volte quei 40 afghani neanche il centro, il CIE li vede. Passano in Italia senza che noi neanche ce ne accorgiamo e arrivano in Inghilterra. Muammar Kucuk si è inventato lo yacht di lusso. Ha detto: i barconi venivano presi, i canotti, quelli transoceanici, i gommoni, quelli con la chiglia, con tre fuoribordo da 300 cavalli, quelli dei film dei camorristi fondamentalmente, no? Che oltre ad essere ipervistosi e super macchiati, la Guardia di Finanza li becca immediatamente perché vanno così veloci che l'onda sonora nel radar è immediatamente vista. Lo yacht no, perché vanno alla velocità di crociera che si confonde con tutte le altre barche. L'unico indizio è la linea di galleggiamento, perché è fatto per 5, 6, 7 persone, se ce ne metti 40, no, c'è quel piccolo problema. Muammar Kucuk si è inventato questa cosa, è un imprenditore criminale che ha detto: il peschereccio fatiscente non funziona tanto bene, cosa mi posso inventare? Che cosa posso mettere in campo di realmente efficace? Lo yacht, lo faccio. Come mi procuro lo yacht? Beh, soldi ne ho, faccio il trafficante da un sacco. Poniamo che non abbia soldi, li affitto a scoppio, così dicono i magistrati. Affittarli a scoppio vuol dire che li affitto ma poi li rubo. Do documenti falsi, do una carta di credito falsa come garanzia e poi lo yacht me lo tengo. Oppure li rubo direttamente, non è un problema. Muammar Kucuk ha una flotta gigantesca. Ci raccontava il procuratore di Lecce che in un anno, tipo, ne hanno beccati almeno 20, 25, ma stimano che ce ne sono molti, 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 molti di più che non vengono beccati. E come Muammar Kucuk ce ne sono tanti. Muammar Kucuk è un uomo da 6 milioni di dollari. Ricordate la serie TV? Insomma, alcuni di noi hanno l'età giusta per ricordarsela. Ecco, l'uomo da 6 milioni di dollari è Muammar Kucuk. È uno che si fa pagare 10.000 euro a cliente, quindi a migrante, li mette nello yacht, ogni yacht vale 400.000 euro. Fate un po' i conti di quante decine lui riesce a far arrivare ogni mese. Come Kucuk ce ne sono tanti, che hanno inventato altri modi geniali, creativi, altri cavalli di Troia per entrare sulle frontiere, sui confini, geografici e legislativi. E adesso arriviamo alla chicca, diciamo che è l'altro stereotipo che volevamo sgretolare. Se ci sono domande, però interrompetemi tranquillamente. Allora, l'Europa è una gigantesca fortezza che si sta chiudendo sempre di più, sta costruendo sempre più muri. Io l'ultima volta ero a Eros, alcune foto le avete viste, dove c'era quella rete metallica con i due poliziotti. Hanno fatto 12 km di rete alta 5 metri con le telecamere per chiudere il confine terrestre tra Turchia e Grecia, confine che è segnato da un fiume ma anche da una zona terrestre che era un'ex zona minata, dove adesso hanno costruito questo muro. La Bulgaria sta costruendo un altro muro, l'Ungheria ci sta pensando, perché il flusso è inarrestabile. Perché un trafficante, Alexander, il siberiano che lavorava per Kucuk ed è l'unico scafista che ha lavorato per Kucuk che lo sapeva. Faccio un'altra citazione: chi ha visto I soliti sospetti? Qualcuno di voi l'ha visto. Avete presente Kaiser Soze, no? Kaiser Soze era questo cattivone dei soliti sospetti. Tutti lavoravano per Kaiser Soze ma nessuno lo sapeva. Nelle organizzazioni criminali è un meccanismo di protezione molto molto diffuso. Tu non parli mai col capo, parli con un intermediario del capo, così se la polizia ti si beve, tu dici: ma chi è il tuo capo? Boh, io parlavo con uno. Alexander, lo scafista siberiano che conduceva gli yacht di lusso, noi l'abbiamo incontrato in un carcere italiano, era così bravo
sia come skipper che come organizzatore, che a un certo punto Kuciuk l'ha chiamato in persona dicendogli: smetti di fare lo scafista, organizzami, organizza i viaggi, recluta persone. Gli voleva far fare il salto di carriera. Quindi da semplice scafista diventava un quadro intermedio dell'organizzazione. Un'organizzazione molto ramificata, aveva delle basi anche in Ucraina. Alexander racconta che si è rifiutato perché lui ama il mare, era appassionato, avventuroso, voleva l'avventura, voleva soldi facili, ma non avrebbe mai messo in pericolo i suoi connazionali, non voleva assolutamente entrare in questo gioco che era più grande di lui, per cui preferisce farsi arrestare, farsi 4 anni di carcere. La persona con un talento strepitoso, non solo al timone della barca, tanto che lui a un certo punto sulla Tevere si incazza col guardiacoste che lo arresta perché non è capace di fare la manovra. E quindi io me l'immagino questo Alexander, che è un tizio, un omone, un siberiano, tutto d'un pezzo, che gli dice: ma cosa fai? Non sei capace di guidare la barca, la faccio io. E questi: no, guarda che sei in arresto, non puoi farlo tu. Cioè, lui in un anno di carcere ha imparato l'italiano perfettamente. Quindi una persona intelligente. Muammar Gheddafi l'aveva capito e aveva cercato di cooptarlo, di fargli salire i gradini di questa carriera criminale. Dicevo, l'Europa si difende, erige muri, pattuglia, Frontex, telecamere termiche, droni, aerei, qualsiasi cosa, però l'Europa è anche una fortezza dal punto di vista giuridico, ha delle storture giuridiche che la rendono un difficile approdo. Fra tutte, il regolamento Dublino 2, ormai Dublino 3, che non so se sapete che cos'è, comunque in buona sostanza, quando un migrante arriva in Europa, il primo paese che tocca, il primo paese che gli prende le impronte digitali è il paese deputato ad accogliere l'eventuale domanda di asilo. Il che vuol dire che siccome l'Italia è il paese più esposto, teoricamente tutti vorrebbero fare domande di asilo in Italia, nessuno vuole farlo perché c'è una diaspora somala in Norvegia, io somalo non voglio stare in Italia, voglio stare con mio fratello, mia madre e i miei amici. Con tutta una serie di conseguenze pazzesche, per cui l'Italia è ingolfata da questo punto di vista, tutti vogliono andare in Germania e in Norvegia, i poliziotti italiani iniziano a non prendere più le impronte digitali perché hanno capito che questi se ne vogliono andare, quindi cosa stiamo a fare? Per cui insomma un aborto di legge come spesso l'Europa ci ha abituato. Poi però ci sono delle leggi virtuose, ci sono le leggi, i permessi della posta stagionali, perché noi nonostante alcuni partiti politici come la Lega continuano a dire tutti a casa loro perché ci rubano il lavoro, non è vero un bel niente, perché se uno guarda le statistiche sono gli unici che si rompono la schiena nei campi a 2 euro al giorno ridotti in schiavitù, perché noi non lo facciamo, ma ci fa comodo avere persone deboli e fragili che noi possiamo sfruttare e ricattare. Allora c'è questa legge sui permessi stagionali, ogni anno l'Italia dà delle quote e dice quest'anno 800 algerini, 1200 pakistani, 500 bengalesi, eccetera, eccetera, eccetera. Per 6 mesi possono lavorare e soggiornare nel territorio italiano. Funziona su chiamata nominativa. L'imprenditore dovrebbe conoscere tutto l'elenco del telefono di Islamabad e non si sa come mai chiamare Muhammad e Ibrahim senza sapere chi siano e li assume in fabbrica per 6 mesi o li fa lavorare nei campi per 6 mesi. Altra, diciamo, legge che nasce con un intento virtuoso ma con una falla interna gigantesca. Comunque, funziona la chiamata nominativa, l'imprenditore va in questura, dice: io voglio chiamare il tizio KS Sempronio, manda i documenti in Pakistan e in Algeria, questi arrivano con il loro passaporto, arrivano all'aeroporto tranquillamente, tutto a posto. Abbiamo incontrato un trafficante, io, Andrea, di Nicola, in centro Italia. Un trafficante pakistano in piena attività, uno grosso da 600, da 300 clienti l'anno. 300 clienti da tra i 6 e i 10 mila euro a testa. L'abbiamo chiamato Emir o Kabir? Kabir, facciamo Kabir, scusatemi i nomi. L'abbiamo chiamato Kabir. Kabir ha una doppia attività. Diciamo che siamo in centro Italia, non posso dire esattamente dove. Fra altre cose vende vestiti. Infatti è vestito a 50 anni, però è vestito come un trentenne. Figo alla moda, gilettino, scarpetta giusta, ha una Mercedes, ci tiene a sottolineare che ha una Mercedes, e fa il trafficante di uomini. No, io non faccio il trafficante di uomini, si è offeso, si è un po' arrabbiato anche. Io fornisco un servizio, io aiuto le gente a realizzare i sogni. Io lo dico che qua in Europa non va tanto bene, ma tu
tutti vogliono venire qua in Italia e allora io realizzo i sogni. Kabir è un trafficante che ha ben presente la legge sui permessi di lavoro stagionale. E cosa fa? Va da un imprenditore agricolo nel centro Italia, poniamo che vada in Puglia e trova 10 imprenditori. All'imprenditore dice: io ti do un elenco di nomi, tu chiama questi a raccogliere i pomodori, e gli dà l'elenco dei nomi. L'imprenditore agricolo va in questura e chiede quei nomi, riceve i vari documenti, queste persone arrivano dal Pakistan. E voi direte: cosa ci guadagna l'imprenditore? Kabir lo paga, gli dice: io ti do 2000 euro per ogni nome che tu chiedi in questura. 2000 euro. L'imprenditore dice: va bene, fa tutte le sue cose. Tizio, Caio e Sempronio arrivano all'aeroporto perché hanno i documenti in regola, è stato tutto fatto come si deve. Arrivano a Fiumicino con la valigia, col passaporto, tutto in regola. Polizia dogana controlla, hanno il permesso di lavoro, entrano nelle quote. Peccato che all'aeroporto ad attenderli non c'è l'imprenditore agricolo, ma c'è Kabir. E Kabir li porta a casa sua, o li porta a casa di un amico, o li porta in un casolare in campagna e dice: sedetevi, datemi i passaporti. Brucia i passaporti, strappatevi i vestiti, siete vestiti troppo bene, sporcatevi un po', adesso ci inventiamo una bella storia per ognuno di voi. Non siete arrivati in aereo, siete arrivati a piedi, avete fatto l'Iran, le montagne, la Turchia, vi siete imbarcati, avete fatto l'Egeo, avete fatto Patrasso, Ancona, nascosti dentro un camion. Ci inventiamo una storia. Uscite di qua, facce sofferenti per favore, e andate in questura, andate all'ospedale, da dove vi pare, e chiedete asilo politico. Voi non siete pakistani, voi siete afghani. Perché gli afghani possono chiedere asilo politico, i pakistani no. E voi direte: vabbè, ma c'è differenza fra afghani e pakistani, no? Magari parlano anche una lingua diversa. No, perché i clienti di Kabir sono tutti pakistani della zona a ridosso del confine con l'Afghanistan, per cui parlano tutti Pashtun, Pashtu, e sono tutti di etnia Pashtun. Per cui chiunque, nessuno è in grado di conoscere la differenza tra un afghano e un pakistano di quella zona lì. È impossibile. Perché parlano quella lingua e la tribù è quella. Perché poi il confine è stato tracciato, come dire, no? Da noi occidentali, ma... Kabir è un genio. Kabir è un genio del male. Ha studiato la legge italiana, ha capito i punti deboli, ha capito che pagando un imprenditore compiacente e connivente poteva avere 300 clienti l'anno a 6.000, 10.000 euro l'uno, e si è fatto la Mercedes in questo modo. Capite, l'Europa non è solo muri, Mediterraneo, è anche tutto questo, e lo ripeto una volta, il trafficante lavora proprio su questo. In questo momento, mentre noi parliamo, sta studiando un nuovo modo per far arrivare la gente.